just gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Nessuna di voi non è degna o pronta per una partita del genere. Disattivazioni del cazzo di Donato. Se pratico di Roma, ma qui a Villa Panfili si gioca meglio. Hanno ricevuto completamente la nostra maniera di essere, la nostra maniera di giocare. Pranziamo e dopo pranzo già quello che abbiamo fatto oggi non conta più. Non sappiamo giocare in una maniera diversa. Noi dobbiamo spingere dal primo all'ultimo minuto col piede sull'acceleratore. Parliamo, comunicazione, questo ci serve. Non pensiamo a niente. Non si ferma mai. È un caterpillar, anche quando dorme penso che cammina sul letto. E vivo così il calcio, il mio senso di appartenenza e le mie emozioni, quindi un merito finale alla mentalità che hanno saputo tirare fuori. Precisamente siete forti, uscimo col cucchiaino, con la forchetta, con il cedriolo, uscimo, perché poi dopo perdiamo il contrasto e vanno tutti. L'idea e la mentalità che ho trasmesso alle ragazze è stata sempre quella di attaccare. Siamo solo noi dato il nostro destino, perché siamo più forti sempre, tutti e domini. Qual è il problema di oggi? Le chiacchiere degli altri. No. La mentalità che abbiamo costruito noi è questa dal primo all'ultimo giorno. Non potevo dargli altri segnali se non quelli di incoraggiarli a, o forse la mentalità che ho contribuito a creare prima. L'arbitraggio mi è piaciuto proprio dall'inizio. Bastava che noi sfiorassimo per essere punizione, a noi neanche se ci montavano sopra, insomma, diventava fallo. Sono quelle cose belle da vivere, che emozioni che veramente riesci ad apprezzare tanto più passano gli anni e più vivi di queste cose. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati con Fede di Noi, 31esima puntata del programma che parla della Ternana Women e di tutto ciò che ruota intorno ad essa. Prima puntata della stagione 2024-2025. Abbiamo voluto iniziare così, nel ricordo di mister Fabio Melillo. Sono ormai 2 mesi che il mister non c'è più. La voragine che ha lasciato è enorme, ma il suo ricordo, il suo nome rimarrà scritto e impresso nei nostri ricordi, nei nostri cuori e anche nelle nostre maglie, come avrete visto dalla sigla di apertura. Inizia la stagione 2024-2025 e qui a Fede di Noi ci sono diverse novità. La prima è al mio fianco, l'ho presentata nella scorsa stagione diverse volte da ospite come giocatrice della Ternana, da stasera ho il piacere e l'onore di averla come co-conduttrice. Sarà la mia spalla in questo percorso di Fede di Noi, la conoscete ma la presento, Martina Santoro. Grazie Rick, grazie, sono molto contenta di essere accanto a te. Sono io che devo insomma un po' prendere la mano e prendere da te quello che hai fatto lo scorso anno, perché questa trasmissione è stata creata appunto partendo da alcune basi dello scorso anno, sta continuando perché c'è la necessità di far conoscere il mondo della Ternana femminile un po' a tutti, no? Un po' a chi poi la segue con grande passione, perché questa è una squadra che ha appassionato tantissime persone. Volevo tornare un secondino su, certo, quello che è stato il ricordo con il quale siamo partiti. Il mister, come hai detto te, purtroppo non è qui con noi e volevo anche, ci tenevo anche a dire che ripartire dalle certezze è fondamentale per costruire un nuovo futuro. Quindi noi siamo ripartiti da lui perché lui è stato ed è e continuerà ad essere la nostra certezza. Quindi ci tenevo a dirti questa cosa qui. Grazie Martina, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo a noi per questa stagione. Assolutamente sì, però ci divertiremo un sacco. Poi, ne sono convinto. Andando avanti sveleremo anche qualche novità. Assolutamente sì, insieme a noi non siamo da soli. I nostri ospiti, parto presentando alla mia destra Gianluca Nasi, direttore di produzione di Ombra 15. Ben ritrovato Gianluca. Ciao Riccardo, e da quest'anno ciao Riccardo e ciao Martina, sì, ciao. Complimenti per questa coppia che si è formata, saluto anche i nostri telespettatori, appuntamento che cambia in prima serata, lo scorso anno eravamo un po' a ridosso dell'informazione, quest'anno giovedì sera alle 20:15, quindi segno evidente che il programma merita la prima serata, bene così. Ti lascio presentare gli altri ospiti, poi parleremo d'altro, dai.
Alla tua destra, al tuo fianco, altro volto noto di Fere di Noi, Deborah Salvatore Rinaldi, responsabile dell'immagine e della comunicazione della Ternana Wima. Ciao. Buonasera a tutti, ciao, siamo felicissimi di ripetere questa esperienza, in bocca al lupo a voi ragazzi. Dall'altra parte, Isabella Cardone, direttore della Ternana, buonasera e ben ritrovata Isabella. Buonasera a tutti e soprattutto a noi, ripartiamo, è stato un po' il nostro slogan dal primo luglio e quindi in bocca al lupo a noi. Non abbiamo avuto defezioni dell'ultimo minuto, la sedia vuota accanto a Isabella e in memoria di mister Fabio Menillo ci sarebbe piaciuto che stasera fosse lui seduto lì, ma come ho già detto sarà per tutto l'anno attaccato alle maglie rossoverdi e ai nostri ricordi, ai nostri pensieri, perché è una persona che ha creduto in questo progetto, ma che a mio parere ha creduto nel movimento del calcio femminile fin dall'inizio. Gianluca, io e Martina abbiamo già espresso il ricordo, lo lascio anche a te, perché prima di parlare di calcio era un po' volontà di tutti noi di ricordare Fabio, perché chi se ne va lascia sempre dei vuoti, ma quella di Mister Merillo è veramente un cratere. Sì, è un cratere, è davvero una voragine. Io lo ricordo al di là del mister, del tecnico, lo ricordo come uomo, come amico. Io ogni partita in casa, insomma, lo intervistavo, sempre parole posate, equilibrate, in campo seguivo anche le indicazioni dei ragazzi, i suoi modi di dire. Qualche volta mi sono anche permesso di imitarlo con la voce, perché aveva questa sua voce un po' particolare. Gli ho fatto l'ultima intervista nella gara interna per lo spareggio contro il Napoli, è stata la mia ultima intervista che ho fatto a lui. Era davvero provato, ma però sempre, sempre comunque positivo, sempre convinto di poter andare avanti. E niente, penso che sarà sempre Fabio Merillo al campo, sarà sempre negli spogliatoi, sarà sempre nel cuore di tutte le persone che lo hanno conosciuto, che lo hanno vissuto non solo come allenatore ma anche come persona proprio, una persona Fabio, veramente una persona speciale. A me, prima di essere un bravo mister, a me è sembrata una brava persona e mi fermo qui, una brava persona. Deborah, chiedo a te un ricordo. La vita purtroppo è questa, parliamo tutto l'anno di partite, ce ne sono alcune in cui né la fortuna né la bravura possono fare la differenza. Ci resta però tanto, secondo me, di mister Fabio Melillo, a voi che lo avete vissuto da vicino, immagino tanti insegnamenti, un modo di fare che era unico. Sì, hai detto bene, insegnamenti che, pesatemi le parole, ma purtroppo e per fortuna noi abbiamo vissuto la sua lotta, quindi tu mi chiedi un ricordo, io ce l'ho avuto sia come mister ma anche da dietro le quinte, e lui l'ho sbirciato da ogni angolo e c'era questa complicità che vi ho sempre detto, lui mi lasciava passare dei confini che forse qualche altra mia collega non può, quindi c'era questa intesa, questo nascondere il dolore o far risaltare la voglia di esserci fino a, come dice lui, le ultime interviste. Quindi io di Fabio bellissimi ricordi, proprio anche solo di quando giocava in campo con le ragazze, ma anche gli ultimi e quelli per noi sono stati tosti, ma sicuramente hanno aggiunto qualcosa alla vita di tutte noi. Mi sento solo di dire questo, perché c'è stato fino alla fine. E ad oggi io non so come ha fatto, sinceramente. Sono veramente onorata di aver raccolto tutto quello che potevo raccogliere in quei momenti. Isabella, pochi giorni dopo che il mister ci ha lasciato, ricordo un tuo post sui social nella quale raccontavi un po' il tuo rapporto con lui da acerrimi rivali nella sportività più totale all'inizio, a compagni di una battaglia, di un percorso che avete fatto insieme e che testimonia come Fabio credeva in questo progetto, ma secondo me credeva proprio nella crescita del calcio femminile italiano. Bueno, Fabio ci lascia un'eredità che un'eredità che non ci pesa o che non mi pesa, ma sono contenta di poter continuare le sue idee, i suoi valori, anche le sue emozioni, perché come
il video, quello che Deborah sempre raccoglie magicamente, per lui erano, il calcio femminile regalava queste emozioni, e quindi a noi il compito di continuare questo percorso. E questo, diciamo, questa eredità che lui ci ha trasmesso, noi abbiamo avuto una grande fortuna di poter viaggiare con lui. La Ternana, sapete, è nata su un'idea in cui lui aveva una centralità e con cui ha avuto la fortuna di scegliere bene e di poter quindi ora continuare e ripartire da quei valori che ci hanno un po' unito e sono state, secondo me, l'essenza di quello che per noi è il calcio. Che sia il calcio femminile, questo è un valore aggiunto che Fabio ha sempre voluto raccontare in ogni minuto di allenamento, in ogni nostra condivisione, in ogni momento in cui parlavamo di calcio o della vita quotidiana, perché amava scherzare, divertirsi. E anche oggi, e anche i nostri toni, no? Pensavo che per lui è sempre stata una festa, e quindi l'abbiamo ricordato così l'ultimo giorno quando ci ha lasciato, con una festa che secondo me continua a regalare le emozioni e continueremo a regalarcele nel suo ricordo. E quindi ecco perché la proprietà ha voluto fare un omaggio a Fabio, ma secondo me l'ha fatto a tutti noi. Per noi Fabio è la realtà della Ternana, e quindi è giusto che sia nelle maglie quest'anno, ma come ha detto il nostro presidente, finché saremo noi alla Ternana, o ci sarà un Icusano e ci sarà il presidente Bandecchi, le maglie della Ternana avranno il nome di Fabio Melino cucite sulla maglia rosso-verde. Questa, Martina, è una delle tante novità della nuova stagione rosso-verde, che è iniziata sportivamente parlando al netto delle amichevoli domenica scorsa. Che anno sarà? Beh, sarà un anno particolare, no? Nel senso che questa squadra è chiamata poi a cercare di ottenere quello che non è riuscita ad ottenere l'anno scorso per pochissimo, no? Perché veniamo da uno spareggio che per un gol subito in casa all'ultimo minuto è sfumato e ha fatto sfumare poi il sogno Serie A. Quest'anno sicuramente sarà un campionato molto difficile, perché alcune squadre si sono rinforzate. Nell'arco di queste puntate racconteremo poi anche come si è rafforzata la Ternana, perché ci sono tantissimi volti nuovi, ci sono tantissime calciatrici che sono arrivate qui e che comunque portano con loro un bagaglio importante. Quindi andremo poi nell'arco di queste puntate a parlarne, ma noi siamo qui e si è già giocata una partita di campionato, Riccardo. Corretto, la Ternana ha battuto 2-0 il Lumezzane nel primo turno di Serie B. Noi, come l'anno scorso, vi proponiamo le emozioni del match, degli highlights rivisitati della sfida che ha portato le Fere a ottenere i primi 3 punti di questa Serie B 2024-2025. Game on the line in the fourth, running up and down the court. I kill him, I do it for sport. Crunch time when it's crunch time, I'm always gonna put in the work. You just keep coming up short, but somebody gotta get hurt. Crunch time when it's crunch time, ooh, it's all about us in the end now. I ain't out here making friends now. Hit them with a turnaround if they wanna see how it pans out. I'm just trying to be a champion, trying to leave behind a legacy. MVPs in the ambience, but they chant for me. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs, but they chant. Hit him with a turnaround if they wanna see how it pans out.
trying to be a champion, trying to leave behind a legacy. MVP's in the ambience, but they chant for me. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVP's in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVP, but they chant. Put in the work. I'm just trying to be a champion. Eccoci qua. Allora comincia ufficialmente questa stagione, Rick, no? Abbiamo visto, assolutamente sì. Infatti ho tolto il pallone perché ricominciamo a far rotolare la sfera e soprattutto ricominciamo a parlare di quella che è stata la partita che ha portato i primi 3 punti domenica in casa Ternana. Un gol per tempo delle rossoverdi, Gianluca, vittoria all'inglese, sì. Si dice, 2 gol, ognuno nel finale di frazione, anche altre occasioni per diciamo allargare il risultato, però il Lumezzane da una promossa ha fatto la sua figura, ci prendiamo questi 3 punti che sicuramente sono di buon auspicio per il proseguo della stagione. Sì, hai detto bene, classico risultato, 2-0, una partita che a mio avviso la Ternana ha dominato per gran parte dei 90 minuti, diciamo il Lumezzane si è visto a sprazzi, si è arroccata dietro ma lo ha fatto con ordine, una partita che sulla carta poteva sembrare più semplice, la Ternana ha avuto le sue occasioni ma il risultato è stato in bilico fino a quando poi la Tarantino non lo ha messo al sicuro, perché poi c'è stata anche un'azione credo a un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine della partita, del Lumezzane, il cui attaccante si è trovata di fronte alla porta della Ternana, poteva insaccare, per fortuna nostra ha passato il pallone al portiere e lì non è accaduto nulla, però la Ternana ha sofferto tra virgolette solo perché l'1-0 non garantisce mai la tranquillità, un calcio d'angolo, un rimpallo, un fallo di mano fortuito in area di rigore poi ti fa pareggiare la partita. Io ho visto comunque una Ternana nuova, diversa, ho visto una Ternana che non ha perso le caratteristiche dello scorso anno, cioè quella voglia comunque di vincere, di fare gol e poi insomma poi ne parleremo, perché il direttore è colei che ha portato a Terni diversi valori aggiunti, insomma nomi di un certo livello. La Ternana, non ci nascondiamo, punta a vincere il campionato e quest'anno c'è la novità delle 3 promozioni. Finalmente, lo scorso anno qui abbiamo parlato tante volte, penso che di riunioni Isabella ne abbia fatte molte in Lega, dove chiedevano appunto di avere qualche promozione in più. Finalmente la Serie A si allarga da 10 a 12 squadre e ciò di conseguenza permette il triplice salto per tre, cioè il salto per 3 contendenti in Serie B, quindi dovrebbe essere, speriamo sempre, scongiuri, facciamole, però l'anno buono per la Ternana. Gianluca, scusami, ora così entriamo nel vivo. Ternana che soffre, direi anche no. No, soffre. Non me la far arrabbiare. Guarda, è la stessa domanda che ho fatto al presidente. Il mio soffre era inteso diversamente. Non soffre in termini di gioco. Me l'hai fatto al presidente e ho ascoltato. La Ternana non ha sofferto in termini di gioco, perché ha surclassato le avversarie, infatti. Ma il risultato è rimasto in bilico, ciò vuol dire che comunque non calcio, sei tranquilla fino a che la partita è calcio, è il bello del calcio, certo, però non perché ha sofferto, l'ho detto prima, però ha sofferto, è una parolona rispetto ad un, l'abbiamo rivista anche in questi giorni con lo staff e le ragazze, abbiamo evidenziato comunque delle giocate importanti, entusiasmanti. E come sempre può capitare, la palla bisogna buttarla dentro e devo dire
non si può dire una Ternana che ha sofferto, una Ternana che è stata padrona del campo. Credo che la nostra Pacioni, il nostro capitano, spesso si è trovata nel primo tempo alla tre quarti della squadra avversaria come ultima giocatrice. Quindi questa è la mia immagine della partita. Martina, tu che dici? No, io colgo la palla al balzo innanzitutto, in tutti i sensi. In primis perché c'è un nuovo capitano. Dobbiamo sottolineare il fatto che Eleonora Pacioni sia il nuovo capitano della Ternana Women quest'anno, ma c'è anche un nuovo tecnico, perché abbiamo un pochino bypassato la situazione. C'è Antonio Cincotta, che comunque porta con sé anche lui un bagaglio importante, perché è un tecnico che ha allenato squadre di Serie A, ha sempre fatto soltanto la Serie A, ha portato dei risultati importanti a Firenze, ha portato dei risultati importanti alla Sampdoria, a Genova, e porta quest'anno un'esperienza che probabilmente servirà tantissimo a queste ragazze, che stanno cominciando anche ad intravedere delle nozioni tattiche che probabilmente toccano con mano per la prima volta, no? Quindi io credo che anche la prolificità del gioco sia per il momento anche un pochino meno fluida, perché all'interno del ritiro che si è concluso qualche settimana fa e che quindi ha portato tutta una serie di informazioni nuove, c'è l'idea di un gioco che tra poco diventerà, secondo me, spumeggiante e super fluido e porterà probabilmente in gol tantissime calciatrici, ma porterà la Ternana a segnare, secondo me, tantissimi gol per le occasioni che crea. Quindi staremo a vedere, siamo work in progress, no? Come si dice? Certo. Rimanete con noi, terminata la prima parte della 31esima puntata di Farete Noi, quindi Martina. Allora io mi accingo a pubblicità, primo blocco pubblicitario, rimanete con noi. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Marattabassa 91, a Terni. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben tre generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli.
storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Ben ritrovati con Fere di Noi, il pallone come vedete torna in gioco, noi lo passiamo a Deborah. Era però importante vincere questa partita, primo turno interno 2-0 al netto di magari un po' più di cinismo che arriverà sicuramente in corso d'opera, a parte questo nuovo campionato che finalmente, come diceva Gianluca, avrà tre promozioni verso la Serie A. Sì, sì, però come dice Valeria Pirone, noi vogliamo arrivare primi, quindi sono anni che ci meritiamo la categoria, però probabilmente ci serviva anche per migliorare un po' tutto il resto, un po' tutto il contorno, quindi c'è un gran lavoro dietro alle calciatrici. Io ritorno un po' al battibecco che facevano Gianluca e Isabella e mi pongo esattamente nel mezzo. Cioè, è vero che non abbiamo sofferto per niente e forse a rivedere anche in aula video le immagini è stata veramente una bellissima Ternana, una delle trame veramente che fanno sembrare facile il gioco. Forse, non lo so se interpreto giusto, Gianluca dice la sofferenza, ma probabilmente c'è una sofferenza interna di non riuscirla a chiudere, perché io mi immagino in campo, avendo qualche ricordo dell'anno scorso, che ti può andare male, ma non sofferto nel senso di gioco. No, quello no, è quindi giusto. Ti voglio salvare, provare a salvare in questo senso, però coalizione. C'era no, allora dovrò cercare anch'io una immagino coalizione. Nel forse facile. Tirare prima un sospiro di sollievo e vincerla meglio, ma solo non c'è stato, il portiere è stato bravissimo, Gloria, gli attaccanti hanno lavorato tantissimo. Sono d'accordo con Martina che questa Ternana sarà veramente fluida e bella da vedere, veramente bella da vedere. Dovremmo fare. Scusa Debbie che ti interrompo, prima di passare poi alle parole dei protagonisti, io volevo da te invece un po' un identikit, no, su Mister Cincotta, perché tu sei stata una sua calciatrice, hai avuto modo di lavorare con lui, stai cominciando a lavorare con lui in un'altra veste, quindi riesci ad intravedere anche probabilmente delle angolature che non sono un po' per tutti, no? Quindi volevo da te un identikit, un'idea di chi è Mister Cincotta, di come lavora Mister Cincotta e di cosa può dare Mister Cincotta a questa Ternana. Mister Cincotta ancora non ho svelato quale sarà secondo me il suo soprannome, ma è il professor, secondo me. Il professore? Sì, è il professore della casa di carta, casa, no? Di carta. Però questo a parte che è un professore a tutti gli effetti, quindi insegna calcio, mastica calcio, è proprio un professionista, un gran oratore, è bravissimo a spiegare il calcio, ma è bravissimo anche a vederlo. Io ce l'ho avuto quando ho vinto il campionato a Firenze, quindi abbiamo vinto lo scudetto insieme, diciamo, scudetto Serie A, sì, al Franchi, quindi ma è un allenatore che ha portato anche squadre a giocare la Champions League, quindi a livello nazionale e internazionale. E a tutti quelli che mi chiedevano prima di questa avventura uno degli allenatori migliori che ho avuto, io ho sempre risposto Cincotta, perché con i pro e i contro che si possono incontrare con un allenatore, giochi un po' meno, giochi un po' di più, ho fatto con lui esperienze anche all'estero, a Seattle per 3 anni di seguito, quindi parla benissimo inglese, quindi lui si rapporta anche benissimo con le straniere. Sto mettendo tanta carne al fuoco, però per dire che è un allenatore veramente completo. Ha cultura del lavoro, ha cultura dell'allenamento, infatti alle ragazze cerca sempre di spronare questo punto. Io gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché come ha detto il presidente non ha preso proprio un posto facile e lui lo sta facendo veramente con grazia e rispetto.
Anche domenica ho notato il suo appartarsi durante i festeggiamenti, perché sapeva che quella partita era dedicata ad una persona, però dietro c'è lavoro, la vita va avanti e quindi lui sta entrando veramente in punta di piedi e gli fa onore, quindi in bocca al lupo al mister. Andiamo ora a sentirci le interviste realizzate da Gianluca al termine di Ternana Lumezzana con le parole dei protagonisti. Ricordiamo che alla Gubbiotti era presente anche il padron Stefano Bandecchi. Siamo con Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Women. Inauguriamo il campionato con una vittoria 2-0, una vittoria affaticata, però era importante vincere e mettersi subito lassù in cima alla classifica. Allora, una vittoria affaticata, una partita, a parte in campo c'erano due squadre, quindi non è che gli altri erano venuti a fare una passeggiata, erano venuti per giocare e quindi siamo sempre in due. Diciamo una partita dove la palla nel primo tempo non è mai voluta entrare, 4-5 occasioni eccellenti, direi che il portiere avversario è stato molto bravo, ha avuto quel tocco di fortuna che poi è nel calcio, insomma, abbiamo giocato tutto il primo tempo dall'altra parte. Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo visto in campo le ragazze che stanno sicuramente vivendo anche emotivamente un'annata particolare e diversa. Ricordiamoci che il nostro vecchio allenatore Melillo, senza niente togliere al nuovo, stava sicuramente in campo con noi, oggi stava sugli spalti, stava in panchina, quindi emotivamente è stata una partita completamente diversa dalla normalità. Poi nuovi schemi, nuovi tipi di gioco, vedevo che l'allenatore dava molte indicazioni, stai indietro, stai fermo, stai in linea, quindi stanno ancora, diciamo, mettendo a fuoco tutto. Non è calcio d'agosto perché è il primo di settembre, ma è la prima partita in assoluto che ha un senso. Diciamo, fra 10 partite cominceremo a vedere, fra 6-7 cominceremo a vedere realmente chi gioca. Vale per le maschi, vale per le femmine. Così vado in un campo che non è il mio, ma voglio dirlo, vale per tutti. Terzo anno che ci si prova, sarà l'anno giusto, l'ambizione lo sappiamo qual è? Ma noi non abbiamo mai nascosto la nostra ambizione, come non abbiamo mai nascosto le nostre vittorie, non abbiamo mai nascosto le nostre sconfitte. Si gioca un campionato di calcio per tentare di vincerlo, chi non lo gioca per tentare di vincerlo secondo me non ha capito niente del calcio. Nel calcio conta chi vince, chi perde può imparare dalla sua sconfitta. Quindi noi lotteremo per andare in Serie A, ma come la squadra che è venuta oggi, come tutte le altre che incontreremo, tutti vorranno andare in Serie A e quindi faremo il nostro campionato. Certo, se fossimo disonesti, c'è una zanzara, ok, se fossimo disonesti diremmo che noi vogliamo giocare tanto per giocare. No, come tutti gli altri vogliamo andare in Serie A. Quest'anno ci vanno 3 squadre, sarà una grande opportunità, speriamo di saperla cogliere. Eleonora Pocioni, il nuovo capitano della Ternana Women, cosa si prova a portare questa fascia? Beh, sicuramente è una responsabilità grande e sono contenta perché le mie compagne mi aiutano ogni giorno. E sono contenta della prestazione di oggi, di tutta la squadra, e abbiamo portato i 3 punti a casa e questo è l'importante. Senti, tante ragazze nuove, tante nuove giocatrici, una squadra che si sta amalgamando, però mi sembra che alcuni meccanismi già funzionano e la difesa direi che ha retto piuttosto bene. Sì, è un mese che lavoriamo insieme, abbiamo provato tante cose nuove, oggi penso che si è visto. E le ragazze nuove si sono inserite molto bene, ci troviamo bene, c'è un bel gruppo e siamo contente, soprattutto stiamo lavorando molto ma molto bene in questo mese e penso che oggi si è visto. Poi in dei momenti c'è stata un po' di confusione, ma c'è sempre tempo per migliorarsi e per rivedere magari le piccole sbavature. Senti, una bella difesa, un buon centrocampo, ma direi un attacco stratosferico, quello della Ternana, perlomeno i nomi dicono questo, potrà essere questa la carta vincente di questo campionato? Beh sì, anche Giada, nonostante è entrata dopo, si è fatta trovare pronta e penso che noi quest'anno faremo la differenza proprio per questo, perché anche chi entra dalla panchina come Camilla, come Alice Regazzoli, quindi secondo me sono state fantastiche e beh, poi Bonetti, Gomez e Pirone si presentano da soli. Sì, sì, esatto. Complimenti per la vittoria. Grazie, grazie. Sono con mister Antonio Cincotta. Prima partita, esordio in questo campionato di Serie B, vittoria, ma prima di analizzare la partita, poco fa il presidente della Ternana Women ha detto il nostro mister ha una grande responsabilità perché ha una grande eredità, quella di Fabio Melillo. No,
buongiorno a tutti, sono consapevole che c'è una grande eredità, con Fabio avevamo un rapporto di conoscenza, di stima, ci siamo affrontati poche volte perché negli ultimi anni aveva altre categorie lui, ma un uomo che ho stimato, quindi è un grande onore raccogliere tutto quello che ha insegnato, coltivarlo e farlo crescere ancora. Mister, veniamo alla partita, 2-0, risultato classico, no, per una partita di calcio, però si è sofferto, la Ternana ha sempre avuto il bandolo della matassa in pugno, in mano, la partita ce l'ha sempre avuta in mano, però è sempre stato in bilico, il 2-0 è venuto a 3 o 4 minuti dal termine. Sì, intanto ci vuole onestà intellettuale, è una squadra avversaria organizzata che comunque è venuta a lavorare molto bene negli spazi mezzi, sotto palla si è messa con acume tattico, per cui ci ha creato notevoli difficoltà. Noi ovviamente siamo arrivati tante volte a sfiorare il gol, ma non si può fare gol ogni volta che si arriva, non sarebbe naturale, non accade neanche al Real Madrid, per cui qualche occasione magari l'abbiamo un po' sprecata, ma nel contesto, dico, è la gara che ci aspettavamo, no? Magari un avversario occultato alla ripartenza e noi a imporre così un pochino di più almeno il ritmo alla partita, ecco, quindi grandissimo rispetto agli avversari, hanno fatto una buona prova, anche noi una prova molto buona, ma direi decisamente migliorabile perché c'è ancora un bel margine. Quindi avrà sicuramente colto aspetti positivi nella prova delle giocatrici rossoverdi, però anche qualcosa da mettere a posto, cosa in particolare, cosa c'è da aggiustare? Ma i dettagli della gestione di alcuni momenti emotivi, no? L'esempio può essere chiaro, se gli ultimi 3-4 minuti magari non concedere quel fallo che puoi non concedere, portare una palla in bandierina con decisione, quelli sono dei dettagli che alcune giocatrici giovani ci sta che non ce li abbiano, no? Li impareranno giocando e confrontandosi in un campionato di vertice dove queste piccole idee possono fare grandi differenze. Grazie mister, ha iniziato bene, le auguro di continuare così. Vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Il Mezzana è una neopromossa, la Ternana invece, insomma, inutile negarlo, tenta la scalata alla Serie A, pensa che campionato potrà fare il Mezzana e se la Ternana secondo lei ha i mezzi per poter veramente ambire a questo primo posto. Beh, la Ternana sicuramente ha i mezzi per entrare nelle prime tre, che è quello che conta, e credo non ci siano dubbi, penso che abbiano più da perdere che tutto, perché è una squadra stratosferica e costruita per vincere e credo ci siano poche altre squadre attrezzate così. E poi a organizzazione, a tutto per poterlo fare. Il Lumezzane è una squadra neopromossa che deve provare a fare il campionato con grande umiltà e determinazione. E secondo me potremmo dire la nostra, però poi dopo il campo parla e quindi bisogna cominciare a raccogliere alla veloce. Grazie e in bocca al lupo per il vostro campionato. Grazie mille, Crepi. Ben ritrovati con Ferri di Noi, queste erano le interviste protagonisti di Ternana Lumezzane. Gianluca, c'era anche il padron Stefano Bandecchi, ricordo di Melillo per lui, sempre carico e deciso in ciò che dice. Sì, ha ricordato con le sue parole Fabio Melillo, ha esaltato anche le doti del nuovo allenatore, sempre carico, da sempre una spinta alla squadra, ha anche optato per essere in panchina, lui che lo scorso anno diceva di portare un po' di sfortuna, però quest'anno è stato per la prima volta, prima partita subito in panchina. Gianluca, c'è una prima, quest'anno io e il press insieme in panchina non c'era capitato. Mai stati insieme. Eravate anche vicini in panchina. Anche vicini, sbaglio. Anche se lui come sempre è scaramantico, si deve posizionare in un posto ben preciso della panchina aggiuntiva. Non ha gradito il colore del seggiolino perché lui è scaramantico, voleva il verde, gli è capitato il blu. Il blu. E poi ovviamente qualche chicca sulle domande durante la partita che spesso ci ha lasciato un po' interdetti, però simpatico. È stato soddisfatto comunque della prestazione? Sì, poi ce l'ha lui anche detto. Se si vince è sempre soddisfatto. Basta che si vince. E anche ovviamente al direttore chiede sempre qualcosa in più, ma come giusto che sia, nel senso che chiaramente vuole vedere i nuovi acquisti, le nuove ragazze, vuole vedere più gol, vuole vedere più spettacolo. Alla fine
Non eri l'unico. È vero. Però non ha detto che abbiamo sofferto. Non ha detto che scherzo. No, scherzo. Lui dice le cose in modo diverso. Piccolo particolare, è entrato negli spogliatoi, ha parlato alla squadra. Possiamo dire che certo. Lo ha fatto, non possiamo dire cosa abbia detto, questo non è dato sapersi. Vabbè, perché solo la Cardone dice, svela ogni tanto. La Cardone svela, ma io ho svelato una piccola parte, ma non ho dato forma a queste parole. Però è chiaro che poi il presidente, quando c'è, scorso anno preferiva non esserci perché riteneva non essere, diciamo, di grande un grande portafortuna, e quindi vedeva le sue partite sul tablet, ha cercato di essere sempre vestito nello stesso modo, quindi c'erano delle piccole cose. Quest'anno è venuta invece, con la macchina verde, è venuta con la macchina verde, voleva andare sempre con la macchina verde. Corto. No, è stato vedremo molto... in inverno se verrà con lo stesso pantaloncino. Esatto. Hai nominato, Isabella, i nuovi acquisti. La Ternana ha mantenuto uno zoccolo duro a livello di rosa, ma ci sono state delle variazioni, sia in uscita che in entrata. Mercato che ti ha soddisfatto? Ma io sono soddisfatissima. Presidente, ho ribadito, siamo una squadra forte, lo ridico pubblicamente e me ne assumo chiaramente la responsabilità di dover dire una cosa così importante anche ad una proprietà che crede in questo progetto. Siamo una squadra forte, l'unico dubbio poteva essere quanto queste ragazze che vengono da una Serie A, alcune anche da una Serie A importante, si potessero calare nella dimensione di un campionato di cadetteria come la Serie B. Ma un mese di lavoro con loro, credo che lo potrà dire Deborah, lo potrà dire Martina, credo che un bel gruppo, si sono calate bene, poi insomma il primo gol della stagione, Adriana, possiamo dirlo. Quindi. Mi permetto di dire che la Ternana Women ha creato un'identità così tanto forte in 2-3 anni che è impossibile essere disconnesso, capito, in questo gruppo. Sì, perché chi intraprende questo percorso poi deve calarsi all'interno del contesto, e per farlo deve essere in possesso di alcuni requisiti, no? Quindi c'è la volontà di far sentir parte chiunque arrivi, è come se già ci fosse, quindi non noti il distacco, non noti il fatto che non c'è una frattura, stato... dici te. No, esatto, cioè, è come se fosse un fiume che scorre, chi vuole andare al mare deve prendere quella corrente lì. Ho capito. Comunque, su, ti interrompo, Gianluca, sono stato contentissimo del gol della Tarantino, che è entrata, insomma, la Tarantino si trova in questa stagione davanti mostri sani, nomi no? importanti, no? Giusto? Tra l'altro è. Sta segnando sempre di testa. Ecco, lei è entrata e ha fatto un bel gol di pregevole fattura, e quindi sono contento per lei. Assolutamente. Mi ha fatto piacere. Io gli ho fatto una battuta anche un po' infelice durante l'amichevole, che fece 3 gol di testa bellissimi. Ho detto, vabbè, però questo era il tirocinio, poi inizia il lavoro vero. E lei mi ha fatto gol anche. E lo vedi. Anche no, bravo Tarantino. No, poi gli attaccanti che, come dicevi tu Gianluca, vogliamo anche sviscerare i nomi, no? Sì. C'è Valeria Pirone che continuerà ad essere la punta di diamante come lo è stata lo scorso campionato, ma si sono aggiunte a lei, si sono accodate a lei, come diceva la direttrice, Adriana Gomez e Tatiana Bonetti, che ha segnato il primo gol. Devo dire che per chi non lo sapesse, Tatiana Bonetti viene da un percorso importantissimo in Serie A, è una calciatrice che è di un livello probabilmente superiore, quindi probabilmente Isabella si riferiva anche a questo, sul dubbio di come potessero calarsi alcune calciatrici all'interno di questo contesto. Per il momento penso possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di quello che sta accadendo. Tatiana ha preso una traversa, un palo interno che il presidente credeva che fosse gol. Devo dire, Tatiana ha qualità importantissime che in parte ha fatto vedere già domenica scorsa. Sono le cose che non noti. Che Tatiana fa da fenomeno, come il passaggio di testa, come parlavamo pochi giorni fa a pranzo. Io vi interrompo soltanto un attimo, riposiziono la palla al centro, torniamo con tutte le novità, la prossima partita, parliamo, abbiamo ancora tante cose da dirci, non ci lasciate. I'm always gonna put in the work, I'm just trying to be a champion. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori,
cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog and Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog and Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Ben ritrovati con Ferri di Noi, andata in archivio, la prima giornata del campionato cadetto. La nostra palla torna in gioco e noi ci andiamo a vedere i risultati del primo turno di Serie B femminile. Come vi abbiamo già detto, la Ternana batte 2-0 il Lumezzane, vince anche l'Arezzo contro l'Hellas Verona 3-1, Chievo Pavia 6-0, Genoa Vis Mediterranea 1-0, Parma Orobica Bergamo 4-0, il Bologna vince a Roma contro la Ress per 3-1, vittoria anche della Freedom Cuneo a San Marino per 2-0, vince anche il Cesena 3-1 a Brescia. Questi risultati, che non hanno registrato alcun pareggio, danno vita ad una classifica davvero molto semplice: chi ha vinto ha 3 punti, chi ha perso ne ha 0. Alla parte sinistra della classifica, Ternana, Chievo, Parma, Arezzo, Bologna, Cesena, Freedom e Genoa sono a 3 lunghezze, tutte le altre a 0 punti. Gianluca, un po' come l'anno scorso, si pareggia poco in Serie B. Ci sono delle novità a livello di squadre, soprattutto le neopromosse, campionato che però al netto della promossa dello scorso anno ci rimette di fronte un po' le avversarie principali della scorsa stagione. Sì, quelle storiche, quelle con cui abbiamo lottato, il Cesena, alla quale poi andremo a far visita nella prossima, dopo la partita di Coppa Italia,
Cesena, che comunque è squadra di tutto rispetto. Ora io, magari il direttore e la stessa Debora conoscono meglio il mercato di queste squadre, però ritengo sempre che il Parma comunque abbia una squadra di tutto rispetto, il Bologna è da attenzionare, poi le outsider che ci sono sempre, e come abbiamo visto Lumezzane, che comunque è venuto a Terni. Ti dico come la pensavo? Dico, gli faremo in 5 gol e le mandiamo a casa. Non è stata così, invece, non è stata così, perché lo abbiamo un po' descritto prima. Alla fine Lumezzane si è comportata in difesa abbastanza bene, magari anche qualche colpo di fortuna, però non è che c'è stata la goleata. Pertanto un campionato che penso sarà avvincente, io mi auguro, hai letto la prima classifica dove la Ternana era lassù in cima in giallo, e io mi auguro che si parta sempre da lì, da questo colore giallo della Ternana fino alla 30ª giornata, e poi qui insomma butteremo per aria tutto lo studio. Non lo so quello che accadrà, però qualcosa dovrà accadere. Poi quest'anno c'è Martina che esatto. Cioè, immagino che insomma facciamo attenzione da questo punto di vista. Martina penso è foriera di idee, non avrà problemi non a mancheranno le idee per i festeggiamenti, per festeggiamenti. Però poi ci pensiamo, manca, perché è lunga. Volevo farti la stessa domanda e quindi chiederti cosa ne pensi, Debby, di questo che sarà un campionato, secondo me, a mio avviso, un pochino più livellato dello scorso anno, no? In merito a questo faccio una piccola introduzione su quella che sarà la prossima gara, non di campionato ma di Coppa Italia, perché incontreremo a Cuneo la Freedom, squadra che lo scorso anno doveva lottare, ha lottato per non retrocedere, ma che quest'anno anch'essa si è rinforzata, no? Quindi ti chiedo un po' di farmi un preambolo generale su quella che sarà la partita di Coppa e poi, perché no, di dirmi anche la tua su quello che sarà il campionato in generale. Sì, la Freedom ha fatto tantissimo mercato, anche secondo me un buon mercato, e soprattutto sono tutte società che stanno crescendo proprio all'interno, quindi anche il Lumezzane, la bella figura che fa, la fa perché c'è dietro una struttura molto solida, si sono comportate in modo molto discreto, faranno il loro campionato, noi ripetiamo che noi facciamo il nostro, però Martina, in base a tutta la categoria, secondo me non vedremo tutte queste goleate, anche se noi siamo super offensivi, fortissime, perché la Serie B sta crescendo, quindi anche nello studio, se io sono inferiore di te, ma non vuol dire che mi suicidio facendo delle cavolate assurde, quindi mi metto bene in campo, ci sono i tecnici sempre più preparati, io non, cioè, non la vedo che collabora con me ormai da 2 anni, Debora, ormai fa delle considerazioni. Beh, stando da quest'altra parte, per me oggi ho messo un video sui social della preparazione della partita, quindi magazzinieri sono molto fan di tutto quello che succede prima, quindi se cresce e migliora tutto il contorno, poi dopo in campo bene, si vede, cioè, esatto, scusa, quindi non si va più allo sbaraglio, è una Serie B, è la Serie A di 4 anni fa. Il Lumezzane aveva quindi perso la partita di Coppa Italia con l'Orobica, Bergamo, e posso dire quasi suicidandosi, con un atteggiamento tattico diverso rispetto a come si è presentato a San Girolamo. Quindi probabilmente aveva sottovalutato l'Orobica, che l'anno prima per 3 volte aveva vinto il Lumezzane, e invece probabilmente temendo la forza della Ternana si è presentato con un 3-5-2 piuttosto che con 3-4-3, con un atteggiamento tattico diverso. Succede sempre un po' così, però succederà quando giustamente sì, Debora ha detto, noi siamo una squadra, tutti vogliono giocare contro di noi, giocano in modo diverso, no? Esatto, giocano in modo diverso. Beh, nell'intervista che ho fatto al mister del Lumezzane, lei mi ha detto, noi siamo venuti per limitare i danni. Ma poi, Giorgio, quello dicevo sempre l'anno scorso della Serie A, di questo format che non ci piaceva, perché chi sale di categoria non ha il tempo di capire la categoria. Quindi Lumezzane adesso non sarà quello di gennaio. Sono tutte le neopromosse che di Mauri, che insomma ha fatto degli spareggi per salire, giocatrici che hanno giocato anche in Serie A, quindi stiamo parlando di una neopromossa che comunque sul mercato ha preso due o tre giocatrici già di categoria. La categoria, certo. Dalla scorsa stagione, Martina, ricorderai probabilmente questo nome, il Comitato.
Il comitato è un ente di cui non svegliamo la composizione, non sappiamo se è monopersona, pluripersona, Gianluca, chissà. Però ogni partita nomina 3 migliori in campo, che a fine anno andranno a vincere un premio, un po' come è successo l'anno scorso per Pirone e Saratui, vincitrici a pari merito, che hanno vinto un bel soggiorno, sì. Loro. Vero, Debra, loro. Prego la regia quindi di mandarci le decisioni del comitato. Fusarpoli, Gomez e Ciccioli ottengono il primo punto stagionale e quindi, classifica facile, hanno un punto. Fusarpoli, Gomez e Ciccioli, non sono d'accordo. Quest'anno vuoi fare anche argomentaci Gianluca. Allora, Ciccioli non capisco perché. Perché tu hai detto che ha sofferto, ha fatto 3 parate, presumo, io sempre il comitato vado non per so. Deduzione, no. Vado per deduzione. Solo per il primo tempo che ha fatto, Valeria Pirone ha fatto un primo tempo stratosferico, la Pirone, primo tempo. Infatti non vederle, possiamo rimandarle, ma non voglio togliere nulla a Fusarpoli e a Gomez. Fusarpoli ha fatto... Però Ciccioli in una partita che dite voi che non abbiamo sofferto, a questo punto ve la ribatto. Comunque ve la ribatto e vi dico, se non abbiamo sofferto il portiere non ha toccato palla, perché gli avete dato il punto? Non abbiamo sofferto, però io invece sono d'accordo. Devo dire che io Gloria da social media manager anche ho visto che pagine inerenti alla Ternana l'hanno messa come migliore in campo. Allora anche quindi probabilmente c'è io sono cose d'accordo che non sappiamo. Invece sono pienamente d'accordo. Quali parata decisive ha fatto, scusami? Ha fatto una parata decisiva nel primo tempo, un'uscita bassa. Cioè per un portiere è normale amministrazione, no, infatti è decisiva perché se non faceva perché quella partita, è decisiva perché è una, altrimenti sarebbe stato perché quando domini, quando giochi in avanti e domini la posso gara, dire la mia? Facciamo il fogliettino nostro e poi lo confrontiamo con quello del comitato. Tu no, perché tu non sei una compagna. Io spendo soltanto parole al miele e lo faccio oggi per Fusarpoli, perché quello che hai detto te. Nulla contro di lei. No, ma non diremo, è per Gloria. Maledetti. Indicheremo settimana prossima, quando verrai al campo, quale macchina hai e quindi a Gloria. Sarà fornita di chiodo. Farà piacere saperlo. Dicevo di Fusarpoli, che poi ci vuoi dire anche tu Isa, viene da una stagione importante, quella disputata lo scorso anno, sì. Ma ricomincia con la stessa, se possibile, forse con la stessa praticità, no? Perché Fusarpoli è una dalla quale probabilmente ci si aspetta una lentezza forse maggiore nell'assunzione della condizione, invece poi Giulia è una che si fa trovare sempre pronta ogni volta. Ha fatto volta. Una grande partita, gli ho fatto i complimenti, credo davvero per me è stata la migliore in campo. Perché ha avuto equilibrio, cambi di gioco, fase difensiva, tutto quello che il mister le ha chiesto durante questo mese, in particolare un'attenzione nel fare la De Rossi in fase di impostazione. Ci apriamo con i nostri terzini e lei si abbassa per riformare una linea 3. E lei sta anche imparando velocemente e si sta divertendo, perché sempre in questo periodo di costruzione della squadra chi c'era l'anno scorso, io ho chiesto solo di continuare ad avere questo entusiasmo nel scendere in campo in ogni allenamento, perché quella è la nostra arma vincente. Giulia forse avrà sbagliato mezza partita con la Fiorentina in pre-season, adesso invece credo che è andata sempre crescendo e adesso ha fatto una partita veramente intensa. Gomez secondo me ha fatto il primo gol della stagione e quindi credo che il comitato ha ragione. Su Ciccioli no. Subito movimentata la mia posizione, ne mancano 29 questo pubblico. In realtà io non voglio mai essere al posto del comitato. Tenere a bada questi due sarà molto complicato. Assolutamente, Martina, d'accordo. Posso dire che non dirà mai una parola contro le compagne, perché si sveste e si veste, ma fa ancora parte della Ternana Women. Giustissimo. Ma non la metteremo neanche in imbarazzo, Martina, su questo argomento. Su questo argomento no. Ci pensiamo noi due. Quando ci servono parole gentili le dici perché tra poco termina la trasmissione, ma sappiate che
che noi continueremo qui con il direttore a discutere poi, eh? Telecamere spente, siamo avanti, eh? Il fuori onda. Torniamo però al campo giocato, Deborah. Sabato si gioca a Cuneo contro la Freedom, come abbiamo detto, la partita di Coppa. Chi vince si regala la più che gustosa partita con il Milan. Sì. Ricordiamo l'anticipo alle ore 11, è una partita che vogliamo vincere, è una competizione che dà sempre merito alla società e soprattutto mette condizione alle ragazze. Io penso che adesso veramente dopo la sosta estiva le ragazze giocherebbero pure qualsiasi cosa, quindi andare al Wismara a giocare contro il Milan è veramente un grande onore. Io penso che andiamo lì a Cuneo a fare una grande partita. No, mi permetto, scusami Riccardo, di precisare, colgo l'occasione di precisare un'idea della società. La Coppa Italia è importante perché ci permette, in particolare nella mia persona, di valutare un gruppo che io ritengo, ma soprattutto la società ritiene, che sia da Serie A. Sì. E quindi per poter migliorarci e vedere anche se sarà l'anno prossimo una massima categoria, quanto possiamo ancora dover intervenire. È un buon test. Sarebbe un buon test. Certo. Concordo su questo, direttore. Grazie. Pace fatta. Proprio all'ultimo minuto, quindi lo terminiamo con un pareggio. Nei secondi di recupero abbiamo fatto pace, quindi io direi che possiamo fermarci. Possiamo chiuderla qui? Fischiamo? Io darei il triplo di fischio. Ci sta. Martina. Allora io riposiziono il nostro pallone, Rick, e poi ti do la chiusura. Ti passo la palla. A me l'ultimo pallone quindi della giornata. Grazie Gianluca, ci vediamo la settimana prossima. Grazie a te, io non ci sarò, sai dove sono. Oh, giusto, verissimo, quindi dovrò trovare un degno sostituto. Anzi, ricordo ai telespettatori, martedì prossimo, ore 20:45, alla Rosso Verde, con la prima conduzione di Riccardo, perché mi sostituirò, sarò arrivato. Grazie. Bocca al lupo. Il fardello sicuro, è pesante. Sono certo che si comporterà bene come ha sempre fatto in queste 31 a questo punto puntate di Ferri di Noi. Grazie di cuore Gianluca. Se un giorno avrai bisogno e mi vuoi che ti sostituisco, ci provo. Ti tengo in considerazione. Ti ringrazio. Deborah, grazie mille e alla prossima. Grazie, buona a serata. Isabella, a grazie, te. Buona serata. Grazie davvero come sempre dell'invito. Grazie a voi tutti. Martina, penso che siamo andati bene. Ci siamo, no? Noi vi aspettiamo fra 7 giorni, giovedì 12 settembre ore 20:15, per la seconda puntata di Ferri di Noi. Si parlerà di Freedom Ternana e di molto altro. Assolutamente sì. Forza Ferri. Buona serata a tutti e forza Ferri. Put in the work. I'm just trying to be a champion.